dietro a una bicicletta c'è naturalmente uno studio di squadra, un lavoro di squadra. La Dolomia nasce per andare a completare una gamma di biciclette che al marchio Cipollini mancava, cioè una bici super leggera. Il nostro cavallo di battaglia è la The One, che nasce soprattutto con una mia personale visione e esigenza di avere una bicicletta con un'impostazione da tra virgolette da velocista, e per cui dopo l'NK1K e dopo la Bond abbiamo sentito l'esigenza, giustamente anche la richiesta di mercato degli appassionati di ciclismo, di avere una bici super leggera, per cui nasce la Dolomia. Il progetto Dolomia in realtà si conclude e si definisce in qualcosa, a mio avviso, di straordinario. E perché straordinario? La vera essenza primaria di questa bici è la costruzione monoscocca. Monoscocca ha la possibilità, anzi dà la possibilità, di poter sfruttare nel miglior modo possibile il carbonio, e per cui in qualche modo sfruttarne al meglio le caratteristiche di questo materiale. Noi abbiamo naturalmente una nicchia di mercato estremamente piccola, non abbiamo ambizioni di grandi numeri, però abbiamo l'ambizione di fare qualcosa di straordinario, e credo che basta osservare alcuni piccoli dettagli per definire, come si usa in gergo, la camicia del carbonio, cioè nei punti più delicati, dove ci sono la massima deformazione per riunire le tubazioni e creare il telaio, noi vediamo il carbonio a faccia vista, quello è la definizione che non abbiamo bisogno di coprire e truccare la bicicletta. Lei è come le donne, sono quelle che sono belle senza dover essere truccate. Io rimango sempre colpito da questo innesto del carro posteriore sul tubo piantone, perché, come dire, respirare il carbonio, che è un carbonio T1000, questi sono 1000 fili per centimetro quadrato, tra virgolette il più pregiato dei carboni. È una bici che bisogna, tra virgolette, provarla per riuscire ad apprezzarla, perché sono biciclette che naturalmente danno il meglio di sé se uno ha la voglia di provarla, perché la grafica, la bellezza e la coreografia intorno, tante belle parole, e sono tutte importanti, però le biciclette bisogna salirci sopra per sentire quello che ti regalano come sensazione.